Lo conosco questo pedale, è bellissimo, è a fuoco presente, è davvero vintage. Ma che, io l'ho provato, è zanzarosissimo, è inascoltabile. Quante volte avete assistito a scene simili? Che si tratti di un overdrive o un distorsore, è facilissimo ascoltare pareri estremamente discordi sullo stesso pedale. E se tutto dipendesse dall'amplificatore? Accade soprattutto con i fuzz, effetti nati per interagire con il tipo di amplificatore usato, e basta dare un ascolto alle demo su YouTube o ai vecchi dischi per notare quanto la loro voce cambia a seconda che li si usi con un Fender, un Marshall o un Vox. Un pedale può cambiare davvero faccia se il suono a cui lo sommiamo è più made in stile British o è più scavato e bright in stile americano. L'articolo su Accordo lo avete letto, quindi vi faccio ascoltare subito cosa potrebbe accadere al vostro fuzz preferito, qui un Formula B Mini Bender Pro 2, un clone del Tom Bender, quando lo usate con un amplificatore in stile Fender. Non è proprio quel suono vintage nasale che avevamo in mente. La musica cambia invece quando partiamo dal clean di un valvolare in stile plexi. Insomma, cosa è cambiato? Essenzialmente il contenuto armonico. Un clean in stile americano ha meno medi e molti più acuti, in pratica un'equalizzazione a V. Di suo il fuzz ci mette una vagonata di armoniche, cioè altre frequenze acute. Il tutto diventa tremendamente zanzaroso. Allora abbiamo pensato una cosa, che succede se ci mettiamo di mezzo un overdrive in stile Tube Screamer, un Dolphin Sound purgatorio, che ci piace proprio perché aggiunge tanti medi e tiene a bada gli acuti? Tra l'altro, si dice che il fuzz con un ampli imballato, qui un overdrive, è la morte sua, no? Il risultato non è affatto male se piace il genere, è violento, ingolfato forse, ma qui non stiamo cercando un suono educato e gentile. Non contenti abbiamo riacceso il Twiggy per la controparte britannica e lo abbiamo tirato col gain al massimo, come si faceva negli anni 60, proprio con gli ampli in stile British. Già di suo il piccolo valvolare fa il verso a una specie di fuzz e quando accendiamo il Mini Bender la distruzione totale è dietro l'angolo. Suono per tutti i palati, ma vi assicuro che suonato ai volumi giusti e da pelle d'oca. Piuttosto, e qui veniamo al punto. Tutto quello che avete sentito proviene da un Mini Bender sempre con le stesse regolazioni. I suoi potenziometri non sono mai stati toccati, quindi, come suona in realtà? È una scatoletta zanzarosa quasi da Metal Zone? O una crema grassa e gonfia che sembra appena scesa dal palco di Woodstock? Beh, ditemelo voi, io sono Pietro di Accordo.it e sono curioso di sapere la vostra.